sedute del 12 novembre. Norme sugli incendi boschivi. Ricordati i martiri di Nassiriya. Solidarietà per le Filippine. 7 giorni in consiglio. In apertura della seduta del 12 novembre il Consiglio regionale ha ricordato i martiri di Nassiriya e ha approvato il conferimento della qualificazione di azienda ospedaliera universitaria all'azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino. Approvate poi all'unanimità le nuove norme di attuazione della legge quadro in materia di incendi boschivi. L'Assemblea ha quindi svolto il dibattito sulla proposta di legge sul recupero delle spese sanitarie nei confronti dei terzi civilmente responsabili, che si è concluso con il ritiro del testo da parte della proponente e l'impegno della Giunta a valutare e approntare un apposito regolamento. In chiusura di seduta è stata rinviata in commissione la proposta di legge per l'istituzione dell'Osservatorio per il controllo degli interventi a favore delle imprese. In primo piano. Approvazione all'unanimità il 12 novembre delle norme di attuazione della legge quadro statale in materia di incendi boschivi. La legge nazionale assegna alle regioni tutti i compiti in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Resta in capo al governo nazionale il compito di provvedere all'invio dei grandi velivoli antincendio. La legge persegue obiettivi di efficienza, efficacia e sicurezza attraverso un articolato insieme di azioni di prevenzione e programmazione, specificando chiaramente le procedure e i soggetti titolati a intervenire nelle varie fasi. La significatività di questo provvedimento sta nel fatto di aver determinato con molta precisione una centrale unica operativa, avere valorizzato il volontariato e di aver creato una sorta di anche prevenzione informativa per tutti i cittadini in modo da arrivare a una consapevolezza autentica del problema in questione. È una buona legge non soltanto perché vengono recepite le norme nazionali, ma perché si sforza di definire con maggiore precisione chi fa che cosa nel sistema. Diciamo che si occuperà in Piemonte non soltanto di prevenire ma anche di contrastare e spegnere gli incendi. È un passo avanti che dà efficienza al nostro sistema. A 10 anni dall'attentato di Nassiriya il Consiglio regionale ha commemorato le vittime, 19 italiani e 9 iracheni, con un ricordo particolare per i caduti piemontesi. Il sottotenente dell'Arma dei Carabinieri, Giovanni Cavallaro, residente a Nizza Monferrato, l'appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri, Andrea Filippa, nato a Rivalta, e il capitano Massimo Ficuccello dell'Esercito italiano. Stanziati 84.000 euro per le Filippine, il Comitato di Solidarietà, organismo del Consiglio regionale che può deliberare interventi di soccorso a favore di popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi, ha deciso questa prima azione per far fronte al dramma dei territori colpiti dal tifone Ian. Recepita anche la proposta della consigliera Eleonora Artesio di chiedere all'assessorato alla sanità di attivarsi perché le aziende concedano i permessi di aspettativa per i medici che vogliono recarsi in missione umanitaria. La tragedia che ha colpito il popolo filippino credo che abbia segnato ciascuno di noi, nelle nostre sensibilità, nelle nostre preoccupazioni di cittadini del mondo. Ecco perché il Consiglio regionale ha riunito immediatamente il Comitato di Solidarietà, decidendo di destinare i fondi ancora disponibili interamente per le Filippine. E soprattutto abbiamo chiesto ai nostri collaboratori di individuare entro pochi giorni con una relazione precisa tutte le progetti di azioni che sono state messe in campo dal Piemonte, ringrazio chi li sta facendo e chi li farà, per poter poi scegliere insieme a un confronto costruttivo come aiutare anche da parte nostra.